Ben trovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agrinforma. La scorsa settimana ci siamo concentrati sulla semina del mais, una coltura che ha perso purtroppo molti ettari, e quindi in questa puntata vogliamo capire come poter produrre di più, e quindi c'è una parola chiave che è l'intensificazione culturale, che dobbiamo appunto tenere in mente. Ma Roberto Bartolini, che cosa significa? È una parola di complicata, ma in realtà è un concetto semplice. Vuol dire fare la cosa giusta nel posto giusto, nel momento giusto. E quindi significa l'agricoltura di precisione, che non è, come abbiamo sempre detto, solamente andare dritti con il trattore, ma cercare di capire com'è fatto il nostro terreno, quindi come cambia da un punto all'altro dal punto di vista della tessitura e della fertilità, e quindi di conseguenza poi mettere il numero di piante adeguato al livello di fertilità del suolo in quel punto. Questo è un concetto che è fondamentale per far sì che la coltura del mais possa dare la massima redditività. Infatti, attraverso le mappe del suolo, noi riusciamo a capire come varia il terreno. L'agricoltore lo sa, ma lo sa a grandi linee, non lo sa in maniera precisa. E quindi gli diamo una mappa che gli consente di capire che in quel terreno, in quella zona dell'appezzamento, il terreno è più forte, in quell'altra è più sciolto, e anche la dotazione di elementi di fertilità. A questo punto noi riusciamo a fare una mappa di prescrizione, che significa mettere più piante, ad esempio 9-10 piante di mais al metro quadro, dove il terreno è più fertile, dove il terreno quindi può dare di più, e diminuire il numero di piante, ad esempio 7 o 5, nelle zone meno fertili, e quindi dove è inutile mettere più piante perché il terreno non permetterebbe alla coltura di fare, diciamo, più granella. Questo è fondamentalmente la nuova strada che l'agricoltore deve percorrere per riuscire a ottimizzare quello che è il suo percorso agronomico. A questo poi si può aggiungere una dose variabile di concime. Si può aggiungere anche quella che è una dose variabile di diserbo, perché sappiamo che è inutile mettere la stessa quantità di prodotto dove il terreno è argilloso, dove il terreno è limoso o sabbioso. Quindi si può risparmiare anche lì. Alla fine noi, diciamo, dal lavoro che stiamo facendo alcuni anni insieme a DeKalb e soprattutto negli ultimi 2 anni, dove abbiamo fatto test su oltre 700 ettari, si è visto che solamente con la semina dose variabile del mais, quindi solo con questo, l'agricoltore riesce a ottenere 100 euro in più, quasi 100 euro in più per ettaro. E questo è molto importante perché ci si paga, ad esempio, già quella che è la mappa del suolo, che poi è un qualcosa che ti rimarrà per sempre e che è la base di lavoro per il futuro. Se alla mappa del suolo poi aggiungiamo le mappe di raccolta, si ha effettivamente il massimo, perché a quel punto si riesce ad avere un riscontro in fase di raccolta della granella di quello che si è fatto. Ecco, ma torniamo alle mappe del suolo, alle mappe di tessitura. Chi è che le può fare, Sandro Battini? Beh, noi siamo una delle aziende che si mette a disposizione dei nostri amici agricoltori per fare questo servizio. Ci sono sicuramente anche altri che lo fanno. Noi però cerchiamo di chiudere il cerchio facendo appunto anche questa cosa. È una cosa che si fa molto semplicemente, è più forse difficile parlarne che non effettivamente farla. Si utilizza una sorta di slitta nella versione A e la si trascina o con un cuodo o con un trattore a seconda di quello che si ha a disposizione in quel momento, e si inizia a fare questo trascinamento della slitta sul terreno e si iniziano a ricavare, in base a conducibilità o resistività elettrica del terreno appunto, dei dati. Ovviamente a questi dati viene corrisposta anche una carotatura, perché è importante poi capire dove ci sono variazioni di dati, se effettivamente questa variazione a cosa corrisponde via discorrendo, e poi quando tu hai messo assieme carotature, hai messo assieme appunto questa mappatura, metti assieme una mappa, un insieme di punti che poi decidi di inserire, e diventano a tutti gli effetti una mappa di prescrizione, e inserisci in questo monitor. Inserendo questa mappa più o meno precisa nel monitor, avrai un attrezzo che lavora in modo più o meno preciso. Quindi più tu sei effettivo in quello che fai, più tu otterrai risultati ottimali anche in campo. E quello che diceva Roberto, che stiamo predicando con DeKalb da qualche anno, è proprio questo. Cioè noi andiamo, ma
mappiamo 5-6 ettari a questo nostro amico agricoltore e gli diciamo adesso semini questo ibrido, lo semini con questa macchina e lo raccogli con questa Metitrebbia dotata anche di sistema di mappatura. Quindi l'intersecazione che ci sarà tra quello che farai come mappa di tessitura e quella di produzione fatta con la Metitrebbia otterrà sicuramente una mappa di prescrizione favolosa da inserire nel monitor e quindi sicuramente avrai un attrezzo, qualunque esso sia ISO compatibile, che ti lavorerà, come diceva Roberto, in modo perfetto. Importante comunque è tenere bene in testa anche il discorso dei segnali. Beh, ovviamente questo preclude un segnale importante che è il più preciso, centimetrico, quindi un segnale in RTK. Ovvio che per alcune lavorazioni non è necessario, come abbiamo detto più di una volta, questo segnale preciso, anche perché questo segnale preciso costa dai 250 ai 400 euro anno, a seconda della tipologia del segnale e via discorrendo, ma basta un segnale EGNOS, quindi totalmente libero, quindi senza pagamento. È un segnale che ti garantisce in ogni caso una precisione che va dagli 0 ai 50 centimetri, più o meno 0,20, 0,30, dipende ovviamente dalle località e da che differenziale noi siamo poi collegati per appunto avere più o meno precisione. Quindi il nostro amico agricoltore deve sapere che A può scegliere una precisione di un certo tipo per lavorazioni di un certo tipo oppure sceglierne altre per intensificare quello che noi abbiamo sempre detto, il suo ritorno degli investimenti. E poi la cosa singolare è che comunque è un procedimento difficile da spiegare ma comunque semplice perché l'abbiamo detto più volte, è anche la semplicità di questa tecnologia che permette all'agricoltore di essere preciso. Beh, Precision Farming nasce per alleviare l'utilizzatore da qualsiasi onere difficile, quindi deve essere fatto sempre in un modo molto molto intuitivo. È effettivamente così, noi abbiamo sistemi che possono essere utilizzati più di una volta con stessi software in modo tale che la memorizzazione da parte del driver sia sempre quella, quindi qualsiasi sia la macchina da utilizzare, non lo so, il pulsante mi viene in mente in alto a destra movimenta sempre quella cosa, qualsiasi sia l'attrezzo attaccato, quindi insomma ci sono cose che riescono secondo me ad essere memorizzate in modo molto più veloce rispetto al passato. Ecco, ma come funziona elettronicamente questo procedimento all'interno della nostra seminatrice? Beh, allora, come ho detto, inserisci la mappa. Nel momento in cui inserisci la mappa, nel caso Kvernland, nella parte superiore del monitor tu hai le funzioni dell'attrezzo collegato che ha una sorta di riconoscimento automatico attaccando la spina. Nella parte inferiore inizi a vedere il tuo perimetro del campo splittato in diversi colori. Ecco, ad ogni colore corrisponde una taratura. Nel momento in cui tu col tuo trattore vedi che la macchina tocca questo colore, in automatico calerà, aumenterà la dose e via discorrendo su tutti i colori che lui troverà su questo perimetro di campo che tu hai mappato. Ecco, è interessante anche all'interno di questa agricoltura di precisione delle dose variabili prendere in considerazione anche la semina diamante, giusto sì, Roberto? La semina diamante è, diciamo, rientra nel capitolo della intensificazione culturale ed è già utilizzata da moltissimi controterzisti agricoltori. Ci sono moltissime aziende che la stanno già adottando sia per la produzione della granella sia per la produzione del trinciato di mais. In questo secondo caso, ad esempio, è molto interessante per l'allevatore delle vacche da latte ad esempio seminare in primo raccolto un ibrido precocissimo, 90 giorni, mettendolo a 11 piante e mezzo o 12 piante al metro quadro. E questo gli consente di evitare almeno due irrigazioni, evitare il trattamento antipiralide, raccogliere comunque 630-650 quintali a ettaro di trinciato e avere poi la possibilità di fare un secondo raccolto o di sorgo foraggero o ancora di mais. E in questo caso il mais di secondo raccolto, che può essere un altro ibrido diciamo precoce, può essere utilizzato direttamente, ovviamente senza aratura, ad esempio utilizzando anche il CultiStrip, che è un sistema che lo scorso anno sui secondi raccolti ha dato dei risultati incredibili nonostante ci fosse quella siccità. Ecco, questa è una cosa molto importante. Dove è stato utilizzato, alcuni controterzisti me lo hanno detto, il CultiStrip su terreno veramente secco dalla estate che abbiamo avuto, l'attrezzo è riuscito con i suoi 5 ordini di lavoro a preparare perfettamente il letto di semine. Ci sono stati dei secondi raccolti splendidi.
E qui è una tecnica comunque che viene sempre di più presa in considerazione. Beh, Roberto ha citato il custom strip, mai come quest'anno ci sono state vendite così alte in questo settore, quindi questo avvalora. È vero che lo si utilizza anche per fare interramenti di digestati o di reflui in generale, però sicuramente in una stagione arida, come ha detto Roberto, è una grandissima soluzione, perché tu riesci ad andare a catturare quel poco di umido che hai in questa stagione siccitosa e riesci a far emergere il mais anche in condizioni dove sarebbe difficile farlo. Ovvio che non tutti hanno trattori da poter utilizzare con il CultiStrip, anche se ci sono da 6 o da 8 file, perché dobbiamo tenere in considerazione che ci vogliono almeno 170-200 cavalli, però ci sono aziende che si sono attrezzate, come abbiamo citato in qualche puntata fa, che decidono con un trattore di 200 cavalli di unire e di diciamo raggruppare tre lavorazioni in una, quindi concimazione liquida anteriore, CultiStrip e seminatrice attaccata al CultiStrip per andare avanti al lavoro finito, quindi ci sono diverse possibilità. Il trend invece della semina diamante? Il trend della semina diamante per Kverneland è semplicissimo, perché lo ha ideato quasi 20 anni fa, adesso ovviamente è stato perfezionato in modo fantastico grazie anche ai segnali RTK e ai segnali, perché questa è una cosa importantissima, qua non ci dobbiamo dimenticare che se vogliamo fare alto investimento è tassativo il segnale in RTK. Come fa Kverneland? Monta dei sensori particolari, si chiamano sincronizzatori, su ogni elemento che in automatico identificano il passaggio e quindi fanno anticipare o posticipare la partenza del disco di semina. Significa che quando io faccio una passata, in automatico quando mi giro e ritorno, il segnale capisce l'ultima fila dove è stata seminata e parte in modo asimmetrico nel passaggio successivo. Quindi la fila 1, la fila 3 e la fila 5 di una macchina 6 file partirà in un modo, la 2, la 4 e le 6 partiranno in un altro. E così passata su passata si autosincronizzano. Quindi questa è una cosa adesso da dire semplice, ma se ci pensiamo un attimo quanto la tecnologia è andata avanti e quanto questo agevolerà o agevola, perché c'è già un bel numero di clientela che la sta utilizzando, questo tipo di tecnologia. Brescia, per esempio, è una di quelle parti della Lombardia che lo sta utilizzando maggiormente. Ormai sono centinaia e centinaia di ettari seminati così. E non dimentichiamo che c'è un'altra cosa importante, la semina diamante evita anche l'erosione, quindi in situazioni erosive questo è un grossissimo vantaggio e, come diceva Roberto, l'interferenza delle radici è sicuramente minore se tu semini a diamante che non a file parallele. E Roberto, ci sono altri vantaggi oltre a quelli citati da Sandro Battini? Sì, beh, è chiaro che seminando a diamante, che cosa vuol dire fondamentalmente? Riuscire anche con 12 piante a metro quadro a sistemarle nel terreno in modo tale che non si facciano competizione l'una con le altre, perché è una disposizione diversa rispetto alla semina tradizionale del mais. Tutto questo fa sì che evidentemente, avendo anziché 8 piante, 11 e mezzo, 12, tu hai molte più spighe e quindi che cosa aumenti? Aumenti dal 15 al 20% addirittura la produzione di mais per ettaro. Questo è il punto fondamentale. Quindi, diciamo, pur non avendo in questo caso mappe del suolo, mappe di prescrizione, puoi lo stesso ottenere un vantaggio importante aumentando il numero di piante e disponendole in maniera più logica nel terreno. La cosa fondamentale è però utilizzare ibridi che sopportano l'alto investimento, quindi state molto attenti nei cataloghi delle società sementiere a scegliere e ad acquistare gli ibridi adatti, perché non tutti gli ibridi si adattano all'alto investimento, pena pericolosi allettamenti. Quindi insomma ragionamenti davvero molto importanti che devono aprirci gli occhi e farci capire che comunque la direzione da seguire per avere ancora più mais come un tempo è quella della precision farming. Beh, noi dobbiamo cercare di riportare questa cultura importante del mais ai fasti di una volta. Ci serve per il Made in Italy prima di tutto e poi serve ai nostri amici agricoltori far capire che oggi ci sono dei mezzi fantastici in grado di far produrre di più sugli stessi ettari e meglio e con grandissima qualità. Quindi, cari amici agricoltori, investite in questa tecnologia perché sarà l'unico modo per farvi veramente far la differenza sul mercato. Allora quindi grazie mille Sandro Battini per questi importanti consigli, grazie Roberto. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma perché avremo ospiti davvero molto importanti per quanto riguarda il mondo del contoterzismo. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.